Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella città. Lo sapete, è stata pubblicata la proposta pastorale per l'anno 2022-2023 dell'Arcivescovo di Milano dedicata alla preghiera. E allora è con noi un ospite che ringrazio moltissimo, collegata via Skype, e non poteva che essere così, adesso capirete perché. Si tratta di Suor Cristiana Maria Dobner, che è teologa molto nota ed è carmelitana scalza, suora di clausura. Benvenuta. Grazie. Ecco, Suor Dobner è un'esperta di preghiera in quanto religiosa naturalmente e claustrale, ma ripeto, è anche una studiosa, una teologa, e quindi con lei vogliamo affrontare il tema della preghiera secondo diversi profili, diciamo così. Il titolo della proposta pastorale dell'arcivescovo è Kyrie, Alleluia, Amen, e proprio invita a ritrovare la, diciamo, bellezza della preghiera, delle origini della preghiera così come pregava il Signore. Ecco, prima di tutto, Suor Dobner, qual è l'approccio? Voi pregate tanto, siete di vita contemplativa. Quindi diciamo siete esperte. Un atteggiamento di ascolto della parola di Dio e del Signore che irrompe nella storia nostra e nella storia di tutti. Ecco, questo atteggiamento di ascolto è sottolineato anche dall'arcivescovo, che vogliamo subito ascoltare, chiedendo a lui, ascoltando uno stralcio, proprio perché dobbiamo pregare. E è possibile imparare e insegnare a pregare? Ascoltiamo Monsignor Delpini. L'unico maestro vero della preghiera è lo Spirito Santo. Quindi tutti i battezzati ricevono lo Spirito Santo e quindi sono tutti condotti dal maestro interiore a pregare. Ma nella Chiesa ci sono anche coloro che hanno la responsabilità di insegnare a pregare. Perciò io incoraggio che ci siano luoghi dove si prega, dove si insegna a pregare. Tutte le comunità cristiane, tutti i gruppi cristiani, tutti i movimenti, tutti i monasteri, tutti i luoghi in cui l'arte ha lasciato tracce indelebili sono, possono essere, dovrebbero essere luoghi di preghiera e scuole di preghiera. Mi piace ricordare che lei è anche vincitrice della prima edizione del premio dedicato al cardinale Carlo Maria Martini. Proprio in apertura della proposta, l'arcivescovo Delpini cita la prima lettera pastorale, si era nel 1980, del cardinal Martini, la dimensione contemplativa della vita. Ecco, a lei chiedo, che vive una vita anche in dimensione contemplativa, come è possibile insegnare la preghiera? Ora, se parla ad una contemplativa, l'unico modo di poter insegnare è quello di essere testimoni oranti. Cioè, testimoniare a chiunque accosti il monastero, o solo pensi a noi, che noi tentiamo costantemente di rimanere in un atteggiamento di ascolto del Signore, di adorazione, di vita contemplativa. Poi può capitare che magari qualcuno chieda di poter essere introdotto alla preghiera e allora si tenta di spiegare come ci si possa mettere in ascolto, tendere l'udito interiore e soprattutto imparare a tacere, nel senso che lo Spirito parla e conduce. Si tratta, come diceva Edith Stein, di imparare ad apprendere il linguaggio di Dio nel cuore della persona. Secondo lei, nella vita di oggi, che comunque anche una suora di clausura condivide in qualche modo tanti gli strumenti, anche questo che stiamo usando in questo momento per colloquiare, per mettersi in contatto col mondo, la preghiera è ancora qualcosa che viene percepito come importante e necessario? Forse di primo acchito e a chiunque no.
Però c'è un momento in cui nella vita di ciascuno lo spirito sollecita proprio questo, a tentare di capire qual è la leva più importante della propria vita e la ragione per la quale viviamo. Ecco, sempre l'arcivescovo in questi stralci di intervista che abbiamo realizzato con lui parla di una preghiera che ora è molto diffusa, giustamente quella per la pace, per chiedere la pace. Siamo al quarto mese di guerra tra Russia e Ucraina, non dimentichiamolo, ma sono 168, pensate, i conflitti nel mondo. Grandi e piccoli, molti dimenticati. E allora noi abbiamo chiesto all'arcivescovo come e se sia veramente possibile pregare per la pace. Sentiamo. La preghiera di domanda, come cerchiamo di spiegare, è una preghiera che non consiste nell'immaginare un qualche intervento miracolistico di qualche potenza enigmatica. Pregare per significa dialogare con il Padre del Signore nostro Gesù Cristo perché Lui ci ispiri pensieri, opere di pace. Pensieri, disponibilità alla vocazione, pensieri e disponibilità a vivere le tribolazioni del presente, che si tratti della guerra o della pandemia o della siccità. Ecco, pregare per significa riconoscere che Dio è grande, che Dio nella sua provvidenza è capace di trarre il bene anche dal male, significa pregare per essere disponibili a ciò che è possibile per noi fare, per favorire la pace, essere operatori di pace, per favorire le vocazioni, essere promotori di risposte positive alla parola di Dio, favorire un buon rapporto con l'ambiente, con l'acqua, col cielo, con la terra. Ecco, voi pregate per la pace nel mondo? Ovviamente. Tentiamo di intercedere, cioè di porci tra questa terribile sventura che capita all'umanità, che si chiama guerra, e le persone che soffrono. Quindi mettersi in mezzo, facendosi conduttori di quel messaggio evangelico che ti dice opera per quanto puoi nel tuo quotidiano in termini di pace, e la pace si riverserà dovunque, ubiquamente, dalla Groenlandia alla Papua, in qualsiasi persona che sia attenta e abbia bisogno di riferirsi al Creatore. Anche durante la pandemia, tanti monasteri, abbiamo sentito, l'arcivescovo ha fatto un piccolo accenno, si sono, fra virgolette, aperti, per sostenere le persone rimaste sole, le persone in lockdown, le persone malate che, provavano ovviamente grande disperazione. Questo ha aiutato davvero tanti, abbiamo avuto testimonianze di questo fatto. Voi avete sentito come la vostra preghiera, anche diciamo così, se da remoto, sia stata rilevante, sia stata cruciale? Forse nella vita delle persone è entrato qualcosa di più durante il lockdown attraverso la preghiera di voi? Noi abbiamo avuto molte testimonianze attraverso scritti o messaggi di persone che ci sentivano vicine, perché in questo momento di solitudine, di lockdown, di ristrettezza in tanti sensi, mancando i rapporti umani consueti, forse rientravano dentro di sé e ascoltavano di più, ma non noi, il Signore. Quindi ci facevamo canali dello Spirito. Ecco, sempre l'arcivescovo nella proposta di cui stiamo parlando, che ripeto è stata rivolta con questo libretto che è acquistabile nelle librerie cattoliche, edito da Centro Ambrosiano, ma anche in formato ovviamente digitale, dicevo sempre in questa proposta l'arcivescovo parla anche di una certa stanchezza dei riti, ripetitività. Anche potremmo dire tristezza che si respira qualche volta nelle celebrazioni che non sono molto partecipate. La preghiera può essere un aiuto a partecipare veramente con forza alla celebrazione? La preghiera è come rapporto con Dio Padre, Dio Figlio e Spirito Santo,
trova la sua espressione completa all'interno della Chiesa con la celebrazione. Ora, non confondiamo la celebrazione con tutto un apparato di fiori, di luci, di abiti, ma si tratta di avere un atteggiamento corale di tutti in cui esprimiamo il nostro essere Chiesa che riceve il dono. Ecco, a conclusione della proposta, l'arcivescovo illustra anche alcune buone pratiche. Buone pratiche che possono essere i gruppi appunto di preghiera, che sono anche i gruppi di ascolto, possono essere gli esercizi spirituali, i gruppi liturgici, la scuola della parola. Se lei dovesse indicare uno strumento che le pare, anche come teologa naturalmente, si intende, docente, privilegiato per riuscire a far penetrare la preghiera, cosa direbbe? Io credo che bisognerebbe tener conto di chi si ha davanti, della persona che è in ricerca. Però, a mio avviso, per introdurre una preghiera di adorazione, di supplica, di ascolto, la via della parola è quella privilegiata, perché la parola, entrando dentro di noi, crea, modifica, performa, come si dice, con un'unica parola. E qui torniamo al cardinale Martini, che quindi, Martini. che naturalmente ricordiamo tutti la scuola della parola con veramente migliaia di ragazzi in Duomo, sono state diverse edizioni, seduti per terra, lo dico perché a una di queste c'ero anche anch'io. Giovane, c'ero anch'io, giovane ovviamente, come i giovani della scuola della parola, E e quello è rimasto un ricordo indimenticabile. Lei che ha studiato tanto il Cardinal Martini, ritiene che questa sia una pietra miliare? è una pietra miliare, ma da cui non ci si può distogliere, perché noi non possiamo neanche nella celebrazione distinguere la parola dall'Eucaristia. L'una richiama l'altra e si completano a vicenda. Quindi se noi ipotizzassimo un'Eucaristia senza parola, non ci sarebbe, mancherebbe. Invece devono esserci i due richiami, la parola e l'Eucaristia. Ora vorrei ascoltare un terzo stralcio di Monsignor Delpini, a cui ho chiesto: ma esiste la preghiera per chi non crede? Pregare è invocare una relazione. Pregare non significa ripiegarsi su di sé o praticare un qualche esercizio per riconciliarsi con se stessi e con la propria vita. No, pregare è invocare, è alzare la voce perché qualcuno ascolti. Quindi possono pregare tutti, anche quelli per cui il mistero di Dio è un enigma insondabile o addirittura improbabile. Diceva un poeta: mio Dio, sforzati di esistere, come il desiderio di un interlocutore di cui non si ha esperienza. Quindi credo che tutti gli uomini e le donne di tutti i tempi hanno dentro una possibilità, forse un desiderio di preghiera, anche quando il mistero di Dio è più un'inquietudine che una pace. Ecco, la preghiera può essere inquietudine. Lei ha avuto magari contatti, conoscenze con persone autodefinentesi non credenti. Certo, però anche il non credente forse formalmente non si rivolge al Signore, ma invoca, supplica, chiede e il Signore è sempre pronto ad irrompere e a farsi riconoscere. Una domanda in conclusione, mi permetta, qual è secondo lei l'autore o naturalmente l'uomo di Dio che ha scritto una delle preghiere che le piace di più o che ritiene più bella, più profonda? In questo momento, quando mi sto trovando con le mie consorelle carmelitane in un raduno di federazione, abbiamo proprio invocato lo Spirito Santo con una preghiera del Cardinal Martini, per ritornare al Cardinal Martini.
Non, ovviamente non ci eravamo messe d'accordo, questo lo devo dire, con Suor Cristiana Dobner, carmelitana scalza, che vive, risiede, studia perché è teologa presso il monastero di Concenedo sopra Lecco, che io ringrazio moltissimo di essere stata con noi e speriamo di rivederci presto, se fosse possibile, magari anche in Rimanete presenza una volta. Grazie. nella preghiera. Grazie. Bene, ora siamo alla conclusione della nostra prima parte del programma, ma torniamo tra pochissimo con un argomento purtroppo doloroso, la morte di Suor Luisa dell'Orto, trucidata, uccisa in un agguato ad Haiti, suora dei poveri, tra gli ultimi degli ultimi, a Port-au-Prince. A tra pochissimo. Ben ritrovati nei nostri studi. Do subito il benvenuto a una ospite che è con noi, che è giovane, lo vedete, è Marta Aspesi, che è Ciao, piacere. volontaria di Caritas Ambrosiana e amica, collaboratrice di Suor Luisa dell'Orto, che, come dicevo prima, ricordavo, è stata uccisa ad Haiti per il suo impegno generoso a favore dei più poveri. Nella casa Caishal, che è stata tradotta Casa Carlo, poi scopriremo bene che cos'è. Ebbene, questa generosa, veramente missionaria, nata oltretutto in terra ambrosiana, Lomagna, siamo in provincia di Lecco, avrebbe 2 giorni dopo compiuto il 27 giugno 65 anni. Una violenza assurda. Ne hanno parlato tutti i giornali, definendo una cosa terribile, perché se si fa del bene e poi si viene uccisi, ovviamente non può che rimanere un devastante senso di sconfitta. Era laureata in filosofia, poi aveva conseguito anche una seconda laurea in teologia in Svizzera, docente, e era andata prima in missione in Camerun fra i pigmei, poi invece in Madagascar e infine ad Haiti dove era da 20 anni e si era prodigata anche nel terremoto del 2010, quel terremoto terribile. Quindi ora attivissima con Caishal che accoglie circa 400 ragazzini, quelli che noi chiameremo i ragazzi di strada, avviati verso un avvenire certo non bello se non si incontrano persone come Suor Luisa. Restavec mi sembra che sia il termine esatto che viene utilizzato qualche volta. Ecco, com'era Suor Luisa, Marta? Suor Luisa era una persona come noi, e una persona che aveva voglia di vivere sicuramente, molto gioiosa, le piaceva ridere. È una Ecco, la suora, vediamo. è lei, esatto. È una suora che tra l'altro insegnava all'Istituto Filosofico, e quindi era docente universitaria. Lei lavorava, questo era il suo lavoro e per questo si manteneva e manteneva anche alcuni altri. Era una persona che dormiva 3 ore per notte. Questo ci tengo a dirlo perché è per questo anche che faceva così tante cose ed era così straordinaria. Un po' sicuramente dato dalla necessità del paese, perché questa era l'altra questione. Lei viveva immersa, così come parola che lei mi ha insegnato dal suo fondatore, dal fondatore della sua congregazione, Charles de Foucault, l'immersione, quindi vivere nel quartiere come la gente. E infatti poi è morta come è vissuta, come la gente, davvero. Certo, potremmo dire povera tra i poveri. Sì, l'idea era questa, poi sicuramente c'era la volontà di sviluppo, quindi anche un stare vicino con un senso. Era una persona molto lucida e intelligente, quindi sicuramente c'era un impegno poi per lo sviluppo, non una mera condivisione, che comunque c'era, le stesse condizioni, giocavano alla pari.
E quindi comunque anche per capire il profilo insegnante di filosofia, quindi poi di fatto quando tornava a casa correggeva le tesi dei dottorandi, certo. Però vivendo immersa nel quartiere, poi prestando servizio in questo centro dove anch'io appunto facevo attività, dove ci sono i ragazzi, i bambini e dove questi appunto Restavec che hai citato sono i bambini schiavo. Ad Haiti c'è una forma di schiavitù ancora presente. Ecco, stiamo vedendo, scusa, le immagini un po' amatoriali. Lo vedete, ma proprio per questo, belle, spontanee, dell'omaggio che gli è stato reso, come se fosse ancora tra noi, proprio il 27 giugno, dai suoi ragazzi. Sì, esatto, il giorno del suo compleanno c'è stata questa, ci hanno chiamato chiedendo ma cosa facciamo, facciamo bene, facciamo... È risorto, questa è stata la risposta di Per Elder, che questo prete che vedete, e quindi certo, e quindi hanno fatto questa festa di compleanno organizzandosi appunto da soli, già il primo frutto, non c'è stato e bisogno. E hanno cantato Happy Birthday. Sì, in tutte le lingue, in creolo, in italiano, in inglese, in francese. E ieri hanno fatto una grande marcia anche. Una fiaccolata sempre organizzata assolutamente da loro, anche proprio per sottolineare contro la paura, perché i ragazzi anche che continuano a vivere lì e tutte certo. Le persone certo sono scosse, però hanno proprio da casa di Carlo, come la chiamate, Kaishal, fino al luogo dove è morta, che non è lontano in realtà, e quindi hanno fatto tutte le cité, quindi vuol dire cinque baraccopoli insieme, che si sono unite e hanno fatto questa grande fiaccolata, hanno portato le candele nel posto dove è morta. Quanti anni hai collaborato? Allora, fisicamente, vivendo nella stessa casa, facendo attività insieme, 4, e poi però sempre, perché poi abbiamo continuato e quindi ci sentivamo non quotidianamente ma tutte le settimane, perché comunque certo. Insomma, oltre all'amicizia c'era anche un po' si era sviluppato un rapporto di amicizia. Molto, sì. Ecco, Suor Luisa era delle piccole sorelle, era entrata nella congregazione delle piccole sorelle del Vangelo, ispirata dal carisma di Charles de Foucault, e anche Charles de Foucault, ucciso non a caso nella terra dove viveva, seminando semplicemente bene e la parola, il Vangelo. Vorrei ascoltare adesso uno stralcio di Monsignor Delpini durante la riflessione che ha proposto per il rosario che è stato recitato nel paese natale di Suor dell'Orto, come dicevo, Lomagna, in provincia di Lecco, perché dice una cosa che va un po' nel senso di quello che ci ricordava Marta. Ascoltiamo. Non so se c'è una speranza per Haiti, ma io credo che se c'è una speranza è perché ci sono uomini e donne di buona volontà che si fanno vicini a questa società disfatta, a questa umanità desolata, a questa povertà disperata. Si fanno vicini uomini e donne come Suor Luisa e dicono: voi siete figli di Dio. Ecco. Questo voi siete figli di Dio, incarnato nella concretezza di dare un futuro a questi piccoli, come si realizzava, come si realizza? Ricordo che Kaishal è stata resa possibile in collaborazione naturalmente con Caritas Ambrosiana. Ecco, cosa facevate con questi bambini? Studiare, creare allora, un futuro? Sì, innanzitutto erano loro che facevano, quindi questa era la prima caratteristica. Il nostro doveva essere davvero un lievito della pasta, quindi dal basso il booster che spinge altri. Tutti i responsabili, i maestri e tutti gli animatori sono haitiani, ed è per questo anche che il progetto ha sempre tenuto, nonostante anche la violenza, gli scontri, le lotte. Il progetto da subito è nato con l'idea dell'autonomia e della possibilità loro di poter andare avanti. Noi supportavamo soprattutto con gli strumenti e poi sicuramente avendo una formazione diversa, certo dico che giocavamo alla pari, però è vero che alcuni in particolare strumenti e risorse certo erano supportati da noi. Però ecco, questa attenzione alla mattina appunto con l'attività di una piccola scuola di alfabetizzazione di questi ragazzi o bambini schiavo.
i maestri appunto facevano la formazione, anche si occupavano poi soprattutto del reinserimento scolastico post Caixal, e anche il pomeriggio tutte le attività che seguivano, appunto dicevi circa 400 bambini, ed è vero che venivano da lunedì al giovedì per fare i compiti soprattutto, perché è nata così un po' Caixal, con desiderio di avere un tavolo e una sedia dove fare i compiti, perché la Cité è abbastanza a corridoi incastrati, quindi non si riesce banalmente a trovare uno spazio. E siamo a Port-au-Prince. Port-au-Prince, del Mar 31, Cité au Caix, Cité Jérémie è il nome della zona. Che stiamo vedendo, tra l'altro. Queste sì, sono immagini soprattutto relative al terremoto. Questa è più sopra, verso Pétionville. Certo. Però in ogni caso, sì, è così, è proprio così, insomma, la Cité. Queste immagini sono veritiere. Ecco lei che... Esatto, sì, è Luisa, in particolare nei tempi del terremoto. Da lì che un po' è nata anche questo centro. Pensate che all'interno di Caixal c'era addirittura una biblioteca e corso di informatica, una cosa assurda in una baraccopoli di quel tipo, però tutto gestito sempre da loro. C'era un professore di informatica, un ragazzo che apriva la biblioteca, ed è per questo anche che certo si parla di desolazione, di... insomma di cosa assurda, perché lo è, però Haiti non è solo questo assolutamente, anzi è solo una persona che ha sparato, questo ci tengo, e forse io mi dico, nessuno è arrabbiato con lui, forse semplicemente non aveva ancora conosciuto Caixal, quel ragazzo, ecco. Sì, perché sta perdendo, diciamo, peso l'ipotesi della rapina, perché non è stato rubato nulla, oltretutto Sor Louise è stata tamponata in macchina e poi insomma è stata colpita, quindi è chiaro, assomiglia più a un agguato che non a una rapina finita male. Forse dava fastidio proprio perché levava i bambini dalla strada. Il motivo non si sa, quello che noi diciamo davvero che è morta, come è vissuta, come uno di loro, perché tante volte ci sono, tutti i giorni ci sono delle morti di tanti ragazzi. 2 anni fa è morto il maestro di capoeira di Caixal, ucciso in strada anche lui, e quindi non, il motivo non si sa, ma i ragazzi subito hanno detto che non hanno preso nulla, non hanno rubato nulla e non hanno tentato neanche di parlarle, quindi niente. Un'esecuzione sicuramente. Un'esecuzione. Tu hai avuto paura quando eri là? Sì, sì. E sì. Che cosa ti ha convinta comunque a non riprendere Luisa. L'aereo il giorno dopo, insomma? No, io sono andata là attraverso Caritas Ambrosiana con le piccole sorelle. Con i cantieri, con le iniziative dei cantieri della solidarietà? No, all'inizio era proprio le piccole sorelle, appunto, avevano ricevuto una offerta, diciamo, a parte di Caritas, di aiutarli con col cibo, con qualcosa. Le piccole sorelle hanno detto forse una persona è meglio, e così poi dopo qualche tempo sono partita. La paura c'era. L'ultima volta che è venuta Luisa in Italia, che abbiamo parlato, io le ho detto: Luisa, sai che io non vengo perché ho paura, ma tu non hai paura. Lei ha sorriso, basta. quindi non è che non c'era la percezione del pericolo, però ecco, anzi, adesso anche che è in cielo mi viene da dire, ecco, queste siamo noi. Sì, ci sei anche cantieri. Tu in questa foto. Sì, sono quella con la maglietta gialla che ride. Sì, infatti. sì, questi sono i cantieri della solidarietà. E quindi sì, però come hanno paura anche i ragazzi, quindi si dice, no, al contrario della paura è la fede, quindi ha solamente che ha aumentato la mia fede ancora di più adesso, quindi la certezza che non dobbiamo avere paura. Oltretutto sul sito di Caritas Ambrosiana, www.caritasambrosiana.it, trovate una sorta di muro virtuale in cui si possono inviare messaggi di ricordo, messaggi di cordoglio, muro virtuale in ricordo di Suor Luisa. State vedendo proprio dall'home page del portale di Caritas Ambrosiana, si trova subito questo muro virtuale, ed è bello anche leggere i messaggi che tantissimi hanno già lasciato, hanno già postato sui social e così. Ecco, io vorrei ricordare delle parole che proprio
Suor Luisa ha scritto il giorno di Pasqua all'Associazione Il Germoglio, che è questa associazione, questa ONLUS nata nel suo paese, a Lomagna, proprio per sostenere la religiosa nella sua missione. Lei scriveva: mi direte che sono un po' folle, perché restare qui ed esporsi al rischio? Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Poter contare su qualcuno è essenziale per vivere. C'è lei, quindi. Certo che c'è lei. Lei era una folle, una delle folle più belle che abbia mai incontrato. Certo, c'era tutta lei e c'era lei anche proprio come presenza della Chiesa, vi ho detto della formazione, non a caso, perché alla fine, la maggior parte del tempo, anche lei lo faceva proprio occupandosi della Chiesa haitiana. Non c'è un prete ad Haiti, penso che non l'abbia conosciuta, Conosciuta. E certo, questo era il suo compito. allora vogliamo lasciarci proprio con su questa parte, proprio con la voce di Suor Luisa, che in prima persona racconta brevemente che cosa è Caisciale, cosa fa ad Haiti. Sono piccola sorella Luisa, piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucault, fondato per René Guillaume. La comunità delle piccole sorelle del Vangelo è a Port-au-Prince dal 1987. Quindi sono parecchi anni che la comunità lavora e accompagna il popolo haitiano con momenti faticosi, momenti più sereni, momenti dolorosi come quello del terremoto del 2010. Noi abitiamo in un quartiere situato nella zona di Delmà 31, una trasversale del grande Delmà che parte dal mare attraverso tutta la capitale fino ad arrivare alla montagna. Questa zona di Delmà 31 è costituita da diversi quartieri popolari. Noi siamo in una zona dove ci sono cinque cité popolari, come le chiamano qui. Sono zone dove le abitazioni non sono costruite seguendo un piano regolatore e quindi non ci sono strade fra una casa e l'altra, ci sono degli spazi, dei corridoi come li chiamano qui, dove si possono po trasportare delle sedie, larghezza di una carriola. Ecco, forse il modo più bello per rendere omaggio a Suor Luisa è quello di continuare la sua missione, sei d'accordo? Certo, sì, attraverso e con i ragazzi che davvero sono certa che continuino, e adesso capiremo anche come, però sono certa appunto che in quest'ottica anche dell'autonomia siano loro i primi sempre protagonisti in grado a continuare, anzi il chicco è solo sepolto, ma l'albero cresce grande, quindi Crescerà sì. certamente. Allora io ringrazio Marta Aspesi, volontaria di Caritas Ambrosiana, che ci ha raccontato così bene, voglio dire, la figura di questa religiosa che ci onora come ambrosiani, come italiani, ma direi come cittadini del mondo. Grazie davvero di essere Grazie, grazie a stata voi di con parlare noi. di Luisa e di Haiti anche. Grazie. Ora ci lasciamo, torniamo nella terza parte, come sempre, restate con noi. Ben ritrovati nei nostri studi. Adesso l'attualità con il rosario che è stato presieduto dall'arcivescovo in tre località diverse, altrettante chiese della zona sesta della diocesi, la Bassa, per intendersi, la più rurale del territorio della Chiesa Ambrosiana, proprio per chiedere il dono dell'acqua. Noi c'eravamo. Cercare il regno di Dio significa essere solidali gli uni con gli altri, cambiare stili di vita che si rivelano talvolta rovinosi per il giardino che abbiamo ricevuto e che dobbiamo custodire e consegnare alle generazioni future. Lo dice con molta chiarezza l'arcivescovo nella prima delle tre tappe del suo pellegrinaggio per invocare il dono dell'acqua. Tre appunto le località prescelte, dislocate nella zona sesta della diocesi, la più agricola appunto dell'intero territorio della Chiesa di Milano. Nella piccola ma millenaria chiesa di Sant'Ambrogio a Trezzano sul Naviglio, la gente riempie in fretta la parrocchia. Si prega tutti insieme il rosario con una voce sola. Sono qui ad esprimere la fiducia che ci unisce in Dio e nella sua provvidenza anche in momenti così complicati come questo, anche per la siccità, oltre che per tante altre disgrazie. Dopo la recita dei cinque misteri gaudiosi, la preghiera di intercessione. Preghiamo per le nostre comunità,
e per la fertilità delle nostre campagne. Il canto della Salve Regina, le litanie lauretane, la riflessione dell'arcivescovo muove dalla famosa espressione nel sesto capitolo del Vangelo di Matteo: cercate prima il regno di Dio. Cercate prima il regno di Dio vuol dire cercate anzitutto questo essere fratelli che induce all'aiuto vicendevole. E ancora, prosegue Del Pini. Abbiamo talvolta uno stile di vita che non fa caso allo sperpero, allo sfruttamento esagerato delle risorse naturali. E cercare prima il regno di Dio vuol dire renderci conto che la terra è un giardino da custodire e non una proprietà da saccheggiare. Cercare il regno di Dio, infine, significa... Cercate prima il regno di Dio vuol dire anche vivere nella fiducia. Vivere nella fiducia che noi siamo in grado di affrontare le sfide che si presentano davanti. A conclusione, il parroco Don Franco Colombini a ricordare come il cardinal Schuster, che nel 1954 diede alla Chiesa il titolo di Santuario della Beata Vergine Maria, considerasse miracolosa l'effigie della Madonna, detta di San Carlo, patrona della Bassa, presente in Sant'Ambrogio. Sto facendo un pellegrinaggio in questo tempo di siccità, non sono capace né ho intenzione di cercare colpe o di fare accuse perché non me ne intendo. Però certamente desidero che il modo di rapportarsi con l'ambiente, con la natura, con il creato sia rispettoso, perché la terra produce pane per tutti, pane nel senso di ogni cosa desiderabile per tutti, e quindi la diseguaglianza tra chi ha troppo e chi muore di fame è insopportabile, come dice il Papa, e dunque dobbiamo cercare un rimedio a questo. In questo momento sentiamo una povertà anche in terre che sono ricche, e quindi forse ci rendiamo conto in modo più lucido della attenzione che merita il creato e della giustizia sociale che deve essere più evidentemente praticata tra le persone, tra i popoli e in ogni parte della terra. Bene, fin qui l'arcivescovo. Adesso andiamo virtualmente in Duomo per la celebrazione che, come tradizione, ha fatto memoria di San José María Escrivá de Balaguer, fondatore dell'Opus Dei. Quest'anno anche tanti gli anniversari importanti legati proprio alla figura del Santo José María. Dicevamo, celebrazione tradizionale nei giorni della festa liturgica di San José María. Vediamo. Veneriamo San José María Escrivá, che ha insegnato una via di santità, che ha aiutato e aiuta molti a credere alla propria vocazione. Nella festa liturgica del fondatore dell'Opus Dei, quest'anno ricorrono anche il 20° anniversario della sua canonizzazione, il 30° della beatificazione, il 120° della nascita, l'arcivescovo presiede in Duomo la consueta celebrazione, cui partecipano molti membri aderenti della prelatura, che affollano la cattedrale. In apertura della messa, concelebrata da una decina di sacerdoti, tra cui il vicario episcopale per l'educazione e la celebrazione della fede, Don Mario Antonelli, a porgere il saluto di benvenuto è Don Carlo De Marchi, vicario segretario per l'Italia del prelato dell'Opus Dei. Desideriamo sentirci partecipi nell'amare il mondo appassionatamente, come piaceva ripetere a San José María, espressione che si riferisce soprattutto a tutti i nostri compiti, il lavoro, le relazioni, in particolare il nostro impegno perché l'annuncio del Vangelo penetri in profondità nei vari ambienti sociali, familiari e professionali che ciascuno frequenta. Nel ringraziare, il Vescovo parla di amicizia e di una reciproca confidenza. Sulla partecipazione alla preghiera, ai propositi, alle speranze che la nostra Chiesa custodisce e che ciascuno di noi è, per così dire, incaricato di trasmettere e di fare diventare storia. Come la santità a cui è dedicata l'intera omelia. La santità è una esagerazione, non per esibire un eroismo, non per mancanza del senso del limite, non per una imprudenza insensata. È una esagerazione per l'urgenza
di giungere là dove è in gioco la salvezza di qualcuno. E ancora, la santità come espropriazione. L'assoluto di Gesù rende tutto relativo. La sequela di Gesù rende liberi dall'ossessione per se stessi, liberi dal ripiegamento su di sé. Infine, il richiamo è a quella santità che è normalità nella vita di tutti i giorni, anche per i laici, soprattutto, come è nel carisma dell'Opus Dei, voluta da San José María Escrivá de Balaguer nel 1928. La santità è vivere a ogni costo la coerenza con la vocazione a imitare Gesù, qualunque sia il lavoro di cui si vive, il paese in cui si abita, lo stato di vita a cui si è chiamati e che si è scelto. Il pensiero torna al fondatore. Perciò veneriamo San José María, perché ha insegnato una via di santità e ha aiutato e aiuta molti a credere nella propria vocazione. Bene, fin qui il ricordo del fondatore dell'Opus Dei. Io voglio annunciare invece un evento particolarmente significativo dal punto di vista della nostra vita come cittadini, perché in piazza Duca d'Aosta, martedì 5 luglio, a partire dalle ore 19, si svolgerà la manifestazione nazionale Mai più stragi, dopo che vi sono state delle minacce rivolte ad alcuni magistrati. Moltissimi gli organizzatori, gli enti che hanno aderito, le associazioni, anche di ispirazione cristiana, le ACLI, l'Azione Cattolica, Caritas Italiana, Caritas Ambrosiana, la Fondazione degli Oratori Milanesi, Casa della Carità, solo per fare dei nomi. Allora, Piazza Duca d'Aosta, ore 19, davanti alla stazione centrale di Milano, Mai più stragi. Se cercate hashtag Mai più stragi, trovate tutto. Verrà anche proposto un videomessaggio di Monsignor Delpini per l'occasione. Adesso ci lasciamo, non abbiamo altro tempo a disposizione, con l'immagine che praticamente vediamo da 4 mesi, ricordiamolo, 4 mesi, e non accenna la guerra a terminare. E quindi è un richiamo per quel poco che possiamo naturalmente fare. Anche il Papa in questi giorni, sia ieri per chi ci ascolta in diretta di giovedì nell'udienza del mercoledì, sia proprio oggi è tornato a parlare della guerra e a sottolinearne la follia. Grazie per averci seguito, noi torniamo come sempre giovedì prossimo e parleremo proprio insieme al direttore di Caritas Ambrosiana della questione relativa all'impegno civile, civico, Mai più stragi, e anche di altri temi legati a Caritas, naturalmente sempre attivissima su numerosi fronti, quindi circa le 18:25, settimana prossima, giovedì, penultima puntata di questa stagione. E poi gli approfondimenti lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dopo il telegiornale di Telenova. E quindi arrivederci, ciao!